Alessandra mi affascina tutto. Di Alessandra mi affascina tutto. La sua personalità, come anche la sua professionalità. Balliamo insieme da 10 anni e lei ha contribuito molto alla mia maturazione artistica. All'inizio ero molto riservato e Alessandra mi ha aiutato a tirar fuori quello che sentivo dentro, i miei sentimenti. Siamo molto amici e così, sulla scena, attraverso i personaggi, riusciamo ad essere degli innamorati. Donde hay unos personajes puede haber un enamoramiento. Julio Bocca, argentino di origine italiana, ha 28 anni e oggi considerato il virtuoso più sorprendente della scena internazionale. Figlio d'arte, muove i primi passi a 5 anni e 10 anni fa a Mosca vince la medaglia d'oro al concorso internazionale di balletto. A consacrarlo è Mikhail Baryshnikov, che a 19 lo vuole primo ballerino dell'American Ballet Theatre. Hai parlato con Alex? Ho parlato con Alex, sì, oggi. Ma stai bene? Bene, l'ho trovata bene. Sì. Ma di Julio mi affascina il suo spirito, prima di tutto. È un'anima molto, molto onesta, è molto semplice, questa è la sua grandezza. E per cui si mette a nudo in scena e questa è la cosa che più amo nei miei partner, ma anche nella gente. Lezione in sala prove alla Scala, prima delle generali sotto la guida di Wilhelm Burman, maestro personale di Julio Bocca e Alessandra Ferri. Ospiti delle più importanti compagnie nel mondo come Tual Gast, oggi Ferri e Bocca sono la coppia più richiesta e più pagata da tutti i teatri. Da 10 anni interpretano i protagonisti di Romeo e Giulietta, L'Histoire de Manon o ancora Giselle. Un lungo periodo in cui la Ferri e Bocca hanno dato maturità ed intensità ai personaggi interpretati. La qualità che questa coppia possiede non è da tutti. Non tutti riescono a dare se stessi con la loro stessa intensità. Ferri e Bocca danno il 150% di se stessi, altri appena il 70% o il 100%, ma questo non è sufficiente per il palcoscenico. Il talento non è tutto, molto dipende anche da come si lavora. Prove di scena per la prima di Romeo e Giulietta. Ferri e Bocca sono stati definiti dal New York Times gli unici depositari della tradizione della partnership nella danza, come ai tempi di Margot Fonteyn e Rudolf Nureyev. Kenneth Macmillan non è un coreografo semplice da ballare, è definito il poeta della passione e questo richiede doti interpretative non comuni, una qualità che Alessandra Ferri e Julio Bocca sanno di avere. Romeo e Giulietta diventa così una storia realistica che la Ferri e Bocca, in un processo di identificazione con i personaggi, rendono attuale. È il diritto stesso all'amore, all'amare ed all'essere amati che viene ballato. Thank you.
Étoile ospite alla Scala, Alessandra Ferri è tornata al teatro milanese lo scorso anno con l'Histoire de Manon. A 15 anni aveva lasciato l'Italia per proseguire gli studi alla scuola del Royal Ballet di Londra. A 19 è l'interprete favorita dei capolavori di Macmillan, ad incominciare dal ruolo di Giulietta. Dicevi che hai scoperto il personaggio di Giulietta come femminilità, come donna, ecco. Quali sono gli aspetti di te che Giulietta ti ha aiutato a scoprire? Ma direi che nella mia vita spesso sono stata, vabbè, nell'adolescenza sicuramente io ero molto impulsiva ed ero anche passionale, per cui è un lato di Giulietta che mi appartiene, questo certamente. Ma poi anche ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita molto sola, in cui mi sentivo praticamente un granellino di sabbia, no? E con tutti contro, o perlomeno questa era la mia impressione. E questo è un qualche cosa che ho scoperto attraverso una mia esperienza, ho poi capito che Giulietta era così, cioè quando si è messa lei contro il padre, contro il suo mondo, cioè era lei contro il mondo che la circondava, ed ero, mi sono sentita così. Prove generali per Romeo e Giulietta. Alessandra Ferri e Julio Bocca accennano appena agli affascinanti pas-de-deux di Macmillan, ma l'intimità, la passione e la tensione emotiva sono evidenti. In questo personaggio di Romeo, qual è la parte di te, della tua vita, della tua esperienza quotidiana che metti in questo personaggio? Io in questo personaggio, beh, io credo che molto, molto, e molto, perché credo che questo ruolo, un ruolo che di questa vita, di questa epoca, credo che si può dare una situazione così come Romeo e Giulietta. E metto della mia vita personale perché, beh, uno dopo 28 anni si è innamorato per la prima volta e ci sono dei parenti che hanno andato via. Io ho perso il mio nonno e prendo quella parte emozionale per quando incontro la Giulietta che è morta, no? Dopo bene, tratto di ricordarmi quello primo amore e come è stato, tratto di metterlo su questo personaggio. La sera della prima, un appuntamento atteso, anche perché per la prima volta la coreografia dell'inglese Macmillan entra nel repertorio di una compagnia italiana di balletto. Mm-hmm.